un'attrice teatrale, l'ha fatto con me e con Patrolini. È un brutto giorno oggi, perlomeno per me, però vedo che ha un pubblico enorme e tante persone si sono veramente addolorati per questa scomparsa improvvisa, però forse meglio così, piuttosto che dopo una sofferenza di malattie. Sandra era vitale, immortale, e resterà così nella nostra memoria, però per me era immortale davvero, perché l'età non vuol dire niente. Lei era una ragazzina assetata di vita, con una famiglia che lei cercava di tenere il più solidamente possibile in mano. Mi dispiace per Ciro, per Azzurra e per Deborah, che terranno alto il suo nome. Che vi devo dire? Non ce la dimenticheremo mai. E a voi giornalisti resta il compito di restituire sempre la memoria di una grande donna, oltre che di una grande artista, perché Grazie. Sandra lo era. Grazie. Grazie. Grazie mille. Prego. Grazie.